Vogue 2015, giorno 6. Ciao a tutti, sono Grizzly e sono in ufficio, c'è un caldo d'inferno. Allora, l'argomento di oggi è: qual è stato il miglior libro che hai letto nell'ultimo anno o che vorresti leggere? E sicuramente c'è un libro che ho letto, forse è passato una virgoletta più di un anno, però è un libro che ho trovato bellissimo, eccezionale, poetico e che quindi vi consiglio tantissimo. Io all'inizio avevo pensato, magari mi metto i classici libri, non lo so, Harry Potter o roba del genere, ma questo libro, invece, è di un autore molto prolifico, ha pubblicato più di una cinquantina di romanzi. È un romanzo di fantascienza, ma in cui la fantascienza è solamente l'ultima cosa. Allora, l'autore è Dean Koontz, e il romanzo è Strangers. Se non lo trovate, vi lascio su doobly-doo il link per l'ebook o per il libro copertina morbida su Amazon. Se lo trovate, se lo avete messo da parte da qualche parte, prendetelo e leggetelo. Se l'avete letto molti anni fa, rileggetelo, perché è bellissimo. Comincia con una serie di persone totalmente slegate fra di loro che improvvisamente hanno delle strane e terrificanti allucinazioni e non riescono a venire a capo di queste allucinazioni che sono a un certo punto anche invalidanti. E quello che viene fuori è una storia, un polverone incontenibile. Si capisce all'inizio che c'è qualche cosa di strano sotto, qualcosa che probabilmente ha a che fare con una cosa di fantascienza, ma quello che si svela alla fine, che ovviamente non vi spoilerò, ma quello che viene fuori alla fine, ma proprio alla fine, stiamo parlando di un romanzo di 300 pagine circa, ma nelle ultime 20-30 pagine, quello che salta fuori vi lascia lì a dire: ma allora proprio non avevo capito niente, e c'è un finale di una poesia unica, quindi io ve lo consiglio, Strangers di Dean Koontz. Vi lascio il link sul doobly-doo. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era il giorno 6 del vlog ogni giorno in agosto, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog, ciao a tutti!